carissimo a tutte ragazze e ragazzi. Oggi un nuovo video perché siamo qua con questa bella busta davanti perché oggi c'è un nuovo video in collaborazione con il sito Bibi Craft. Mia seconda collaborazione e la prima sono rimasti molto contenti, non mi hanno dato neanche il tempo di finire l'ultimo tutorial, il video tutorial che mi hanno di nuovo contattato perché volevano una seconda collaborazione ed io molto contenta ho aderito alla loro richiesta. Mi è arrivata la busta, ci ha messo all'incirca 10-12 giorni e adesso vi vado a far vedere il materiale che ho scelto per i prossimi tutorial che farò in collaborazione con la Bibi Craft. Allora, adesso sposto il telefonino da come è messo e vado a sistemare il materiale e lo andiamo a guardare insieme. A tra poco. Allora, ragazze, rieccoci qua insieme. Questa è la packaging list di tutte le cose che io ho scelto sul sito Bibi Craft. E che vi invito ad andare a guardare perché ha veramente delle cose molto molto carine e specialmente le pietre dure ce n'è proprio un mare da mettersi là e passare le giornate. Veramente del bel materiale, poi anche del materiale in acciaio che adesso io qualcosina l'ho preso e vi farò vedere. E niente, andiamo a guardare un pochino il tutto. Questa volta ho scelto, siccome c'erano degli sconti, ho scelto un pochino di più di materiale rispetto all'altra volta, anche se uno dei prodotti che ho preso mi aspettavo che era diverso, ora ve li faccio vedere. È perché già io mi ero fatta la mia idea del fare del tutorial e ora vedremo come potrò giostrare il tutto. E andiamo a vedere i materiali che ho scelto. Allora, intanto per cominciare, ho scelto delle pietre dure, come vi dicevo. Vi faccio vedere questa qua che è bellissima, è agata in questo bellissimo colore. Intanto vi faccio vedere il codice che è questo qua. Spero che si legga bene. Eccolo qua, ed è un 8 mm. Scusate il mio rumore. Eccola qua, bellissima in questo colore. Quest'agata è molto fredda, quindi andiamo sul sicuro che è pietra dura. Veramente bellissima. Questi colori che vanno sul viola, al glicine, c'è qualche cosa di azzurro, molto bella veramente. Eccola qua. E questa è l'agata, un bel filo lungo, vedete come potete vedere. Ok, pietre dure, parliamo di pietre dure naturalmente. Poi ho preso un altro filo che penso sia più piccolino, penso che è un 4 mm, questo è un 8 mm, però non è pietra dura. In un primo momento mi era sembrata pietra dura, però pietra dura non è, è vetro colorato. Però vi voglio dire che mi ha attirato molto all'occhio. Allora, il codice è questo qua ed è un 6 mm, come vi dicevo, eccolo qua. Qualcosa magari con questo, vedete, è un bel filo lungo proprio, eccolo qua, bello lungo lungo. Si potrebbe fare anche una collana lunga, però io ho idea di fare qualche altra cosa, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora, adesso magari fuori è nuvoloso, però questo vetro ha dei bellissimi colori, vedete? Sempre che nelle palline ci siano tante macchie di colore. E questa è proprio la particolarità di queste perline. Sono una misura giusta, un 6 mm, quindi possiamo fare sia orecchini che bracciali, anche collane. Ed è molto bello. Vi faccio rivedere di nuovo il codice. Eccolo qua. E questo è il secondo prodotto. Va bene, li mettiamo qua. Poi ho preso, questo era quello che vi parlavo prima, intanto faccio vedere il codice,
è questo qua, e sono dei materiali, penso che siano bagnati in oro, molto belli comunque come materiali. Infatti dentro nella scatolina vedete c'è questo qua, Gold Plated Jewelry Findings. Allora, sono bellissime. Sono dei cuoricini, vediamo se c'è la misura. Penso che il cuoricino sia all'incirca un 6 mm, un 5 mm. Allora, guardate qua che sono carini. Molto belli, però io pensavo che il buchetto non era laterale. Pensavo che era centrale, quindi che attraversasse per metà, così per lungo il cuoricino. E già io mi ero fatta nella mia testa il mio tutorial. Però ora vediamo come posso realizzare quello che ho in mente. Comunque il materiale è bellissimo, ragazze. Io vi invito ad andare a vedere quello che ha la Beauty Craft nel loro sito. È un sito molto grande, c'è di tutto e di più. E questo vi faccio rivedere di nuovo il codice, un set di questi meravigliosi cuoricini. Ok, poi ho preso questo en Pandal Elite, quindi sono veramente dei bei materiali, dei buoni materiali. Io penso che questo sia, sì, penso che sia acciaio. Vediamo. Io già li avevo aperti perché il pacchettino mi è arrivato ieri, quindi ho dato così un'occhiatina alla svelta, però già ho constatato che il materiale è di buona fattura. E poi tutto bello confezionato in queste scatoline, molto carine, che dopo possiamo riutilizzare. Vediamo se riesco ad aprirlo, se non mi rompo un'unghia. Vediamo un po'. Eccolo qua. Sono tantissimi charms, ora ve li faccio vedere. E sono uno più bello dell'altro. Allora, iniziamo. Guardate qua, la luna con il gattino. Sono tutte e due a due, la luna, questa qua semplice, la stellina. Questo sono tutte accoppiate a due a due. Eccole qua. La stella, questa qua più grande. Quello che mi ha colpito di più di tutto è stato questo qua e questo qua. E anche questo qua, molto bello. E vediamo di realizzarci qualcosa di carino. Poi c'è questo qua che è metà sempre mezzo sole o mezza luna, come la vogliamo guardare. Poi c'è questa qua, la luna con la Torre Eiffel. Poi abbiamo il mondo bellino con l'aereo che gira intorno. Quest'altro tipo di stellina, quest'altro tipo di stellina. Poi ancora abbiamo questa luna, molto bella. Poi ancora di diverso abbiamo la nuvoletta, guardate che carina. Poi ancora abbiamo queste qua, che è il sorriso. Sì. Made with smile, nato col sorriso. E questo qua, e poi ancora di diverso c'è questo qua, e poi gli altri sono tutti uguali. E questa qua è la stellina piccolina, e poi ci sono le coppie, giustamente, questo con questo e vari. Comunque, ragazze, il materiale è bellissimo, quindi mi ripeto, andate e spulciate tra tutte le cose che ci sono nel sito, perché ci sono tante cose veramente belline. Vabbè, le lascio qua così guardate un altro pochino e vi faccio rivedere di nuovo il codice, che è questo qua. Ok, poi ho preso le chiusure che fanno sempre parte della Pandal Elite e sono molto belle, sono chiusure gioiello. Questo è il codice e sono un 7, vuol dire 5. Guardate che sono belle queste chiusure, veramente. Cosa ne vogliamo dire? Niente.
Sono veramente una meraviglia. Ecco, la chiusura è a cassetta. Ecco, vedete? Veramente deliziose. Sono 5 nella busta. Di nuovo il codice, ve lo faccio rivedere. Queste sono le chiusure. Poi, come ultima cosa, ho preso dei sacchettini. Appena li ho visti, ho detto: questo li devo prendere per confezionare. Ora, se ci capiterà sotto le feste di Natale, magari di fare qualche pensierino anche noi stesse, no? Di confezionare le collanine, i braccialetti. Guardate qua, sono un amore e sono in vellutino. Ora vi faccio vedere il codice. Sono piccolini, però per i braccialetti, gli anellini, un paio di orecchini vanno benissimo. Allora, il codice è questo qua. Sono 30 pezzi. Vedete, sono tantissimi. Ed è un rosso proprio, il rosso velluto, rosso Natale, diciamo. E vi faccio rivedere di nuovo il codice. Eccolo qua. Allora ragazze, io penso di avervi fatto vedere un pochino il tutto. Andate a curiosare, il pacchettino all'incirca ci metterà un 15 giorni ad arrivare dalla Cina. Se volete collaborare con loro dovete avere almeno un tot di iscritti. Io ora comunque nell'info box vi metterò il tutto. All'incirca il materiale che loro vi fanno scegliere arriva ai 40 dollari. Il materiale è ottimo, è di buona qualità e quindi direi non vi costa niente andare a guardare e a curiosare fra i loro materiali bellissime. Io voglio ringraziare la ragazza che mi ha contattato, che si chiama Vivian. E grazie per avermi dato la seconda possibilità e opportunità di collaborare con loro, quindi con la Pipi Craft. Io vi mando un bacio e vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo prossimamente. Ciao, buona giornata.